Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro decimo appuntamento con i webinar organizzati da Telefono Azzurro per il progetto Generazioni Connesse. E oggi, come promesso l'ultima volta, approfondiremo ulteriormente il tema delle relazioni online. L'altra volta abbiamo, come dire, introdotto l'aspetto delle relazioni online, ossia di come i ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche noi adulti costruiamo le nostre relazioni all'interno della rete, di quali possono essere i possibili rischi, ma di quali possono essere anche le potenzialità positive fornite dallo strumento e che ci dà comunque modo, come abbiamo visto in questo periodo, di mantenere e consolidare i rapporti, soprattutto quando non ci è possibile portarli avanti in presenza. E salto questa parte, essendo il nostro ultimo incontro e vedendo anche dal sondaggio che avete fatto, molti di voi conoscono il progetto di Generazioni Connessi, la gran parte di voi è iscritta a Generazioni Connesse e molti di voi hanno già concluso il percorso di scrittura del documento di policy, quindi siete molto formati a riguardo, quindi direi di sorvolare con questa parte introduttiva. Ricordo solo che è un grande progetto cofinanziato dalla Commissione europea che vede questo ampio gruppo di associazioni, istituzioni, entità che ne fanno parte. Il progetto è coordinato in Italia dal Ministero dell'Istruzione e si compone sostanzialmente di tre grandi macro aree di intervento, che sono la creazione di un centro di awareness, la messa a disposizione di un servizio di helpline e di hotline, su cui mi soffermo un attimo perché sono servizi che vi possono servire, in particolare nel vostro lavoro di docenti, nel vostro lavoro quotidiano di docenti. La helpline in particolare è messa a disposizione da Telefono Azzurro, è il servizio di consulenza 19696. Contattabile via telefono, via chat dal sito azzurro.it, contattabile H24 7 giorni su 7. Disponibili sono inoltre due servizi di hotline che vi cito velocemente ora qui perché li riprenderemo nel corso della discussione di oggi. Uno è il servizio clic e segnala di Telefono Azzurro. E l'altro è il servizio Stop It di Save the Children. Veniamo al tema principale di oggi. Quindi abbiamo parlato, come dicevo, l'altra volta abbiamo introdotto il tema delle relazioni online. Abbiamo anche parlato di quanto sia importante, soprattutto per i ragazzi, in particolare per ragazze e ragazze della fascia di età che individuiamo come adolescenza, quanto sia importante costruire relazioni e quanto solitamente, ma soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, gli strumenti digitali, le piattaforme social, soprattutto i social network, comunque costituiscono un luogo, come dire, importante in cui i ragazzi e le ragazze non solo creano, una propria identità, ma permettono, anche proprio di costruire delle vere e proprie relazioni, quindi che possono essere relazioni, amicali, che possono essere relazioni, di tipo anche professionale, se vogliamo, quindi strumenti che possono mettere ad esempio in contatto studenti di diversa nazionalità e per progetti e quant'altro, ma possono essere anche dei luoghi in cui si instaurano o si possono instaurare e costituire le prime anche relazioni affettive.
E questo, voglio dire, è un elemento importante, se lo ricolleghiamo sempre anche a quanto detto negli scorsi incontri, perché sappiamo che il digitale, le piattaforme digitali costituiscono, diciamo, uno dei luoghi, se non forse il luogo principale, in cui i ragazzi si costruiscono la propria identità e costruiscono la propria identità e costruiscono il modo in cui si credono o comunque vogliono rappresentarsi all'altro. Questo ovviamente può esporli potenzialmente a una serie di rischi, quindi se da un lato abbiamo la grande facilità e l'opportunità comunque di abbattere distanze e restare in contatto, e dall'altro abbiamo anche la possibilità di esporci o esporre o far sì che i ragazzi si espongano a potenziali rischi. E un elemento che abbiamo citato tante volte e che non ci stancheremo mai di citare, da un lato è una delle caratteristiche della rete, che è quella dell'anonimato, quindi la possibilità di non essere riconoscibili all'interno degli ambienti digitali e di social network, e un'altra grande potenzialità che poi dall'altro lato può diventare, come dire, un possibile rischio, comunque può essere fonte di rischi, è la possibilità propria della rete di essere senza confini, e quindi di far sì che quello che inseriamo all'interno della rete, quindi i contenuti che noi condividiamo all'interno di queste piattaforme, ma che anche condividiamo all'interno di spazi molto privati, che possono essere ad esempio la chat con il migliore amico, la chat con la ragazzetta, con il ragazzino, la chat con l'amico del cuore, quindi luoghi che riteniamo assolutamente, come dire, sicuri e privati, e che quindi riteniamo assolutamente lontani da ogni possibile rischio. Anche quei luoghi possono essere potenzialmente fonte di rischio. Perché? Perché non sono dei de luoghi in realtà privati così come i ragazzi credono, perché quel contenuto, quell'informazione condivisa in quel momento comunque è presente nella rete e può essere ricondivisa con qualcun altro, e questo poi vediamo può generare una serie di difficoltà anche importanti. E vediamo ora qui un po' velocemente, poi ci soffermiamo con attenzione quelli che sono, diciamo, i rischi più diffusi quando si parla di appunto del tema delle relazioni online. Sicuramente molti di voi avete sentito parlare di questi termini che vedete in grassetto. Quindi andiamo da come dire, un vero e proprio, vere e proprie forme di abuso e di sfruttamento, che fortunatamente, ecco, sono diffuse, ma non sono il comportamento maggiore, che però possono includere alcuni comportamenti che sicuramente notiamo all'interno della rete, che i ragazzi ci rimandano, di cui spesso non sono consapevoli, ma altrettanto spesso non sono consapevoli gli adulti di riferimento che li accompagnano nell'utilizzo dei dispositivi. Quindi si parla di grooming, si parla di sextortion, di revenge porn e dell'abuso attraverso il live streaming. Vedremo poi in particolare un approfondimento su tutto ciò che è relativo ad esempio a siti con contenuti di tipo pornografico. Tra gli altri rischi non legati direttamente, ecco, alla sfera delle relazioni o dell'affettività e della sessualità, rientra tutto ciò che è potenzialmente violento, sia da contenuti chiaramente violenti, quindi contenuti ad esempio di incitamento all'odio,
e tutte le forme o le varie declinazioni possibili del cyberbullismo, quindi forme di prevaricazione, di violenza verbale, forme di esclusione, sono tutti i possibili rischi che possono presentarsi all'interno delle relazioni online. E parlando appunto, come vi dicevo, prima ad esempio dei siti di tipo pornografico, il principale rischio in quel caso è l'esposizione a un tipo di contenuto o di materiale che non è assolutamente decodificabile o correttamente comprensibile da parte di soggetti o di utenti che non hanno ancora raggiunto quel grado di sviluppo tale da poter comprendere esattamente quello che sta accadendo sullo schermo. Ma al di là, ecco, appunto di contenuti inappropriati, è possibile entrare in contatto con una serie di contenuti che sono assolutamente non di tipo educativo, ma possono avere anche un'attendibilità molto dubbia. Insomma, abbiamo fatto anche un incontro specifico, ad esempio, sulle fake news, e quindi su quanto queste poi abbiano anche un impatto sul modo in cui i ragazzi si relazionano tra di loro, quindi anche sulla qualità poi della comunicazione che hanno. Ovviamente in tutto ciò rientrano tutte quelle piattaforme, quindi non solo i social network, così come li abbiamo definiti, ma anche tutte quelle piattaforme che comunque prevedono e permettono una forma di comunicazione e di relazione. E tra queste sicuramente tante piattaforme di gaming. Questo è un aspetto su cui anche ci siamo concentrati, che però vorrei riportare alla vostra attenzione di adulti, perché spesso l'adulto vede il videogioco come, diciamo, una forma di gioco che non prevede relazioni con gli altri, che non prevede interazioni con gli altri, quindi un'attività che il bambino o la bambina fanno da soli alla loro console o col loro dispositivo. Però ormai la gran parte dei giochi e molti giochi, soprattutto quelli che piacciono molto ai ragazzi, prevedono degli ambienti di gioco di condivisione. Quindi quando i nostri ragazzi giocano, in realtà è molto probabile che stiano giocando insieme ad altri ragazzi. Quindi magari è il loro gruppo di amici, però potrebbero essere anche altri utenti che hanno semplicemente conosciuto o incontrato su quell'ambiente di gioco senza interrogarsi su chi siano veramente queste persone, quale sia la loro età e così via, e esponendoli poi anche a un su questo, ma come su altre piattaforme, anche alla possibilità di ad esempio di vedersi richiedere magari dati personali, informazioni personali, oppure tante volte trovarsi in luoghi online dove è l'ambiente stesso che chiede di condividere alcuni dati personali, alcune informazioni personali, tra cui anche dati sensibili. Quindi è opportuno anche una riflessione importante con loro appunto su quali siano i dati che è opportuno condividere all'interno della rete. E venendo al tema principale che discutiamo insieme oggi, è appunto quello delle relazioni online, cioè un approfondimento sugli aspetti legati all'affettività e alla sessualità. E mi leggo in particolare, ecco, a quella fascia di età su cui ci siamo concentrati prima, che abbiamo detto l'età dell'adolescenza, in cui nascono, comunque si presentano anche i primi bisogni legati proprio alla necessità di costruire dei rapporti interpersonali che vadano anche, diciamo, oltre l'amicizia, e quindi si instaurano le prime relazioni affettive,
e che corrispondono poi con anche l'emergere dei primi bisogni legati alla sfera sessuale. E ci siamo detti nei precedenti incontri che i ragazzi, quindi le generazioni di cui parliamo, sono nati sostanzialmente negli ambienti digitali, quindi li vivono sin dalla tenera età, li frequentano sin dalla tenera età. Abbiamo spiegato l'altra volta come la loro identità sia volutamente, diciamo, fluida e fusa con quella che è l'identità online. E quello che capita col fenomeno che conosciamo tutti come sexting è proprio questo. Allora io vi chiedo di fare diciamo, tra voi un po' uno sforzo mentale, ritornare indietro a quel periodo insomma, della vostra adolescenza in cui sono iniziati ecco, i primi approcci relazionali con l'altro, di tipo affettivo, ma anche di tipo sessuale. Quindi provate a ricordarvi come eravate all'epoca, provate a ricordare anche quali comportamenti mettevate in atto per, come dire, approcciare l'altra persona, come si sviluppava poi la relazione, quindi col primo fidanzatino, col primo fidanzatina, con la prima fidanzatina, cioè magari le uscite insieme, le uscite di nascosto, il primo bacio, eccetera. Cioè, tutti questi passaggi fanno sicuramente parte, come dire, del percorso di sviluppo di tutti noi. E molti di noi li hanno vissuti sostanzialmente in un'epoca in cui la rete e il digitale non era così evoluto da permettere questo tipo di relazioni negli ambienti, non c'erano proprio gli ambienti che permettevano questo tipo di incontro se non scambi puramente testuali, ad esempio su ambienti come le vecchie chat, i vecchi forum, però. Stiamo parlando di un'epoca in cui l'utenza su questi ambienti era talmente ridotta e specifica che comunque non impattava su tutti. Oggi questo non è così, perché sappiamo anche dai dati che vi abbiamo sempre presentato che la gran parte dei ragazzi, soprattutto nell'attuale età dell'adolescenza, utilizza il dispositivo in modo autonomo e personale già da diversi anni, quindi vuol dire che ha diversi profili attivi, ha diversi account attivi su diversi social network e attivamente condivide i propri contenuti nella rete e instaura relazioni nella rete. E quello che succede ovviamente è che quando raggiunge appunto quell'età in cui questi bisogni di affettività e di creare relazioni interpersonali emergono, questi bisogni trovano risposte non solo nella vita che abbiamo definito, diciamo, offline quotidiana, quindi la vita di tutti i giorni che si vive fuori dalla rete, ma trovano risposta anche all'interno degli ambienti digitali. Ed è il motivo per cui esiste il sexting. Il sexting è testualmente appunto lo scambio di contenuti di varia natura, quindi possono essere messaggi, possono essere video, possono essere immagini o quant'altro, quindi contenuti personali a sfondo sessuale. E solitamente è il comportamento che diciamo, si caratterizza appunto quando si instaurano le prime relazioni. E quindi se voi, quindi faccio un po' ecco, un parallelo, ecco, nella vostra adolescenza allora ci si prendeva l'appuntamento, quindi con la fidanzatina si andava ai giardinetti, si andava alla panchina, si andava al muretto, lì c'erano i primi baci, i primi approcci. Tutto questo oggi avviene, può avvenire molto facilmente, in gran parte anche negli ambienti digitali. E
E questo può determinare appunto la condivisione di contenuti, di questo tipo di contenuti, ricordando che il dispositivo, proprio per sua definizione, riduce di molto quelle che possono essere le inibizioni che si presentano nella vita offline, proprio perché crea, l'abbiamo visto anche negli altri incontri, crea distanza, quindi crea distanza, riduce l'empatia tra gli altri e quindi questo può, come dire, facilitare, la possibilità che il linguaggio che si utilizzi o che il contenuto che si utilizzi, sia un po' più forte, magari un po' più volgare. O comunque che si utilizzi un tipo di contenuto che difficilmente si utilizza in una comunicazione faccia a faccia, e arrivando anche alla condivisione di contenuti sessuali scusi, veramente espliciti, quindi foto ad esempio di nudo, o condivisione di foto in atteggiamenti volutamente provocatori. E sappiamo che il sexting è una pratica abbastanza diffusa. Qui citiamo una meta-analisi che ha ormai 4 anni e che ci dice che insomma, la presenza di sexting si è trovata nel 26% della popolazione, ma sappiamo anche con indagini più recenti che è assolutamente una pratica comune ed inizia anche in tenera età, quindi non è un qualcosa che riguarda ecco, solo il sedicenne o il diciassettenne, ma è diffusa ed è, voglio dire, l'aspetto anche un po' più delicato e problematico, è assolutamente diffuso anche all'interno dell'area delle scuole secondarie di primo grado, per capirci. E quindi undicenni, dodicenni già praticano sexting. E in un'indagine, in questo caso condotta da Telefono Azzurro, abbiamo proprio chiesto ai ragazzi se gli è mai capitato appunto di parlare con i propri genitori di sexting. Ovviamente la risposta può sembrare scontata, ma non lo è. La gran parte, nel 69% dei casi, la risposta è stato no. E quando gli chiediamo se conoscono qualcuno che l'ha fatto, saliamo addirittura a un 90%. E diciamo, questo. Come dire, so che può sembrare banale, che non ci dice nulla di nuovo, però in realtà ci conferma ancora una volta che sono tematiche molto difficili da affrontare, molto difficili da affrontare sia nell'ambito familiare, quindi nella relazione tra genitori e figli, ma anche in ambito scolastico. Insomma, ve lo dico anche. Personalmente, quando come Telefono Azzurro, ma anche come Generazioni Connesse, si prova a proporre un percorso dedicato all'affettività o all'educazione, all'affettività e alla sessualità, è molto difficile trovare riscontri e interessi perché sono temi che costituiscono ancora un tabù e che è comprensibile da un lato, però questo ancora non mi stancherò di ricordarlo, non cancella da parte, il fatto che sia un tabù, non cancella da parte dei ragazzi il loro bisogno, intanto come dire, di instaurare queste relazioni, ma anche il loro bisogno di sapere, il proprio bisogno di conoscenza, puro. Apro una parentesi che non c'entra nulla, ci segnalano che non si riesce a scrivere sul documento condiviso. Chiedo a Silvia se riesce a intervenire o risolviamo in modo che possiate scrivere sul documento condiviso. E, comunque, ritornando ecco, al tema, quindi il sexting non è altro che, come dire, la naturale evoluzione di questi comportamenti all'interno dell'ambiente digitale.
Il punto è quindi, ok, se è un normale processo, bene così, bene fino a un certo punto, perché come dicevamo prima, e anche in base al parallelo che abbiamo fatto rispetto, ecco, alla vostra adolescenza, ai vostri primi approcci, ecco, in quel caso i vostri primi approcci che sono avvenuti con la fidanzatina sulla panchina al giardinetto restano lì. Restano sulla panchina del giardinetto e nelle vostre memorie. Quello che invece succede col sexting, quindi quello che può essere il potenziale rischio e il risvolto negativo, è che quel contenuto è condiviso nella rete. Ripeto, anche nel momento in cui è condiviso in una comunicazione, in una chat privata, e quello che succede, quello che può succedere e soprattutto se parliamo di relazioni che si instaurano nell'età dell'adolescenza, ecco, è molto probabile che quelle relazioni, soprattutto le prime, possono finire bene, possono finire male. È normale per i fidanzatini litigare, come lo è, voglio dire, anche per le coppie adulte, però a maggior ragione in quella fase di sperimentazione è impossibile, o comunque è improbabile ipotizzare che quella relazione che nasce a 12-13 anni sia la relazione della loro vita. E quindi è probabile, è possibile che quelle relazioni possano finire, e quello che succede, o che potrebbe succedere, è che quello che si credeva fosse una comunicazione privata tra due persone, o uno scambio privato tra due persone, può trovare condivisione con altri pari, con altri coetanei. E queste forme di condivisione di contenuti privati e personali dell'altro, soprattutto contenuti di tipo intimo e sessuale, solitamente possono poi seguire anche a delle forme proprio di minaccia, di ritorsione vera e propria. Una di queste è ad esempio il sextortion, che è il fenomeno che si definisce proprio appunto come con la minaccia di condividere immagini o contenuti sulla vita sessuale intima privata dell'altro, e se questo appunto non acconsente a fare ciò che gli viene chiesto. Quindi una vera e propria forma di ritorsione utilizzando quei contenuti che la vittima ha condiviso, solitamente ha condiviso appunto nel momento in cui la relazione era positiva, quindi ha condiviso in un momento, diciamo, iniziale. Quali possono essere le minacce che vengono fatte? Magari la minaccia di condividere, o le richieste, scusate, che vengono fatte, magari le richieste di ricevere altro materiale intimo, altri tipi di contenuti. Magari se si sono ricevute solo delle immagini, si chiede di ricevere dei video e così via. Quindi la caratteristica propria della sextortion è proprio che nasce da una relazione di fiducia che si era instaurata fra la vittima e colui o colei e il ricattatore, diciamo. Quindi tutto nasce da una relazione di fiducia che poi si traduce in una vera e propria minaccia e richiesta di ritorsione. A volte si chiedono, ad esempio, si chiede in cambio denaro, quindi oltre che la richiesta magari di altri contenuti intimi, si può chiedere denaro, oppure un altro tipo di richiesta che viene effettuata dal ricattatore è quella di passare all'offline, quindi consumare rapporti nel mondo offline. E se vogliamo, una sorta di declinazione della sextortion è quello che si chiama il revenge porn, che è specifico in questo caso, diciamo, è un fenomeno che si verifica in modo specifico quando le due persone chiamate in causa
sono persone che avevano una relazione intima, comunque una relazione affettiva. Quindi al termine della relazione affettiva, diciamo, il partner offeso o magari il partner che è stato lasciato o il partner che è stato tradito, comunque che non trova il partner che non trova, come dire, corretta l'interruzione di quella storia, condivide o diffonde nella rete o comunque con altri utenti foto e video sessuali dell'altro partner. Questo proprio come forma, in questo caso, vera di vendetta, quindi non c'è, come dire, non c'è la richiesta di qualcosa in cambio, non si viene ricattati, non si viene minacciati. È una delle parti che vede la propria storia finire che per vendetta condivide o comunque diffonde quelli che erano o che sono contenuti di tipo intimo o privato, magari momenti appunto. Sono sia la sextortion che il revenge porn possono assolutamente essere le diciamo, derive rischiose, problematiche del sexting, che voglio dire che di per sé non ha una connotazione specifica, negativa o positiva. Poi insomma, bisogna anche capire bene l'età dei ragazzi, che tipo di contenuto si stanno scambiando. Però nel momento in cui si pratica il sexting, c'è la possibilità, comunque c'è il rischio che si possano verificare sia fenomeni di sextortion sia fenomeni di revenge porn. Se l'altra persona che io magari ho lasciato è appunto in preda a un desiderio di vendetta, decide di prendere tutte le foto che io ho mandato, i video intimi che io ho mandato, e li pubblica su un social network o magari li diffonde su un gruppo WhatsApp, e questo può avere ripercussioni importanti sulla vita della vittima, quindi su chi si vede, come dire, violata la propria identità. E abbiamo sentito anche ultimamente, ma spesso, insomma, le cronache sono animate da questo tipo di notizie che possono avvenire, ad esempio, nell'ambito dell'ambiente dello spettacolo o di personaggi che comunque vivono principalmente la loro professione all'interno dei social network, quindi sono potenzialmente molto, molto esposti. Però accadono anche diciamo, nel piccolo contesto, comunque nei piccoli contesti di vita quotidiana dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Un altro fenomeno che rientra nella categoria dei rischi, di cui sicuramente avete sentito parlare anche come in Generazioni Connesse. Ne abbiamo parlato ampiamente anche nelle scorse edizioni, quindi nelle scorse anni, è quello del grooming. Ne abbiamo parlato tanto perché è un fenomeno assolutamente, come dire, pericoloso. Il grooming è il termine inglese che sta per l'adescamento, che caratterizza l'adescamento online, però letteralmente grooming vuol dire proprio prendersi cura, che è, come dire, è il comportamento che adotta l'adescatore in rete, l'adescatore professionista. Quindi intanto si finge qualcuno che non è, quindi utilizza tutte quelle che sono le potenzialità della rete, soprattutto relative all'anonimato, alla possibilità di crearsi un profilo assolutamente falso e di studiare quelli che sono i comportamenti della vittima, quindi magari studiando il profilo social, il profilo Instagram, il profilo TikTok della vittima che individua. Cosa serve questo?
serve a capire chi è l'altra persona, quindi l'addescatore è bravo in questo, quindi capisce magari quali sono gli interessi, che tipo di musica ascolta, quali sono le passioni, i programmi televisivi, eccetera. Magari ci sono anche informazioni relative, ad esempio, a che tipo di scuola si frequenta e dove si va in palestra. Quindi è facile quando nel nostro profilo, comunque quando il ragazzo, con no, nostro intendo, è il profilo dei nostri studenti, soprattutto quando sono ricchi di informazioni personali, è molto facile per l'addescatore a quel punto costruirsi un suo profilo ad hoc, ovviamente utilizzando immagini finte prese nella rete, però crearsi un profilo in cui si può simulare di essere assolutamente un coetaneo. Magari scriviamo che frequentiamo la stessa scuola o una scuola vicina dello stesso paese, magari conosciamo, si studiano i luoghi e si inseriscono commenti e post su determinati luoghi. E magari ha letto, non so, un commento sulla prof di italiano che è particolarmente severa, quindi anche lui fa un commento sulla prof Maria Rita che l'anno prima gli ha messo un brutto voto. Quindi si costruisce un vero e proprio profilo studiato ad hoc affinché la vittima in questione faccia veramente fatica a dire no, questo non è magari un ragazzo della mia età, un mio coetaneo che abita nel mio paese e frequenta quella scuola. E quindi proprio già dal costruire il profilo, poi inizia la relazione, perché magari c'è il primo messaggino, il primo contatto, e già lì si utilizza, un linguaggio che è vicino a quello della vittima, si iniziano a condividere gli interessi. E quindi, non so, ah, ma anche tu hai la prof Maria Rita, ma anche a te ha fatto questo, questo e quest'altro. Quindi si crea la relazione. Una relazione che è fortemente basata sulla fiducia. Quindi l'addestratore è assolutamente esperto in questo e l'obiettivo è appunto creare un rapporto di fiducia. Quindi creare un rapporto che poi man mano cresce fino a come dire, entrare anche in ambiti più intimi nella relazione. E l'obiettivo ovviamente dell'addescatore è quello di creare una relazione intima con la vittima, una relazione intima e sessualizzata. E caratteristica dell'addescamento, ovviamente quando parliamo di un addescatore stiamo parlando di un adulto, sempre e solo di un adulto che entra in contatto di un minore. Gli ambienti possono essere potenzialmente tutti quelli offerti dalla rete, quindi dai social network, su cui ecco, va detto, è un po' più complesso perché è necessario creare un profilo che sia effettivamente credibile. Questo richiede molto tempo e molto lavoro, e i ragazzi oggi sono anche abbastanza bravi nell'identificare un profilo vero da un profilo falso, perché loro per primi si creano, l'abbiamo visto l'altra volta, si creano profili fake per spiare l'ex fidanzato, per spiare l'amica nemica e così via. Quindi sono abbastanza in grado nella fascia adolescenziale di identificare un profilo fake. Diverso è, ecco, se andiamo nell'età inferiore, quindi siamo nella preadolescenza, ma anche con età che vanno verso l'infanzia, sicuramente per loro è molto più complesso fare questo tipo di valutazione superiore e quindi studiare la forma di un profilo per capire se è vero o falso. Però ecco, sui social network è un po' più complesso, può essere più semplice su tutti quegli altri ambienti che per loro natura non prevedono la creazione di un profilo che contenga informazioni personali, e quindi si parla di varie chat che sono disponibili nella rete, e soprattutto all'interno degli ambienti di gioco, ad
ad esempio, o di altre piattaforme del web che non prevedono la creazione di un profilo che sia, per farvi un esempio, il profilo Facebook, per farvi un esempio classico, quindi con un nome, un cognome, una foto chiara di me e una descrizione del profilo che mi caratterizza in modo chiaro. Quindi su questi altri ambienti solitamente c'è la foto con un avatar, con un'immagine, le informazioni personali sono ridotte o comunque è molto difficile capire e identificare chi c'è dall'altra parte. Questi sono sicuramente, diciamo, territori privilegiati da parte dell'adescatore perché può far leva solamente sugli aspetti relazionali, quindi curare la relazione col minore affinché non si creino relazioni di fiducia, affinché non ci sia anche la possibilità poi di scambiare e di condividere contenuti personali, fino poi anche ad adottare magari forme, in questo caso più proprie di sextortion, quindi di minaccia, con l'obiettivo appunto di arrivare ad un incontro che si concretizzi nella vita offline. Altro capitolo importante, e in questo caso direttamente collegata con quella che è la sfera della sessualità, è la fruizione di materiale pornografico all'interno della rete. E allora, è da un lato diciamo, un ambito in cui si discute molto e anche come dire, l'impegno di Telefono Azzurro, ma anche di progetti come Generazioni Connesse, è molto importante in questo ambito, e soprattutto perché non esiste ancora una chiara, come dire, legislazione che tuteli i minori rispetto all'accesso a siti di tipo, comunque con contenuti di tipo pornografico. E siti di questo tipo sono ovviamente tantissimi, è difficile da numerarli, sono facilmente accessibili, molto facilmente accessibili e spesso anche accidentalmente, nel senso che basta, come dire, una ricerca fatta, se abbiamo un motore di ricerca con i filtri di sicurezza disattivati, basta una banale ricerca ed è possibile che contenuti di tipo pornografico, essendo molto visualizzati e molto diffusi, trovino posto come dire, nelle prime posizioni della ricerca, quando noi cercavamo tutt'altro, quindi ecco un già prima azione da compiere sicuramente è quella, soprattutto se abbiamo un dispositivo che è o di proprietà tra virgolette, quindi o di uso esclusivo del minore o comunque condiviso col minore o comunque a cui il minore ha accesso, ecco una prima azione da fare è sicuramente quella di impostare i vari filtri di sicurezza in modo che come dire, il dispositivo stesso si autoprotegga e quindi escluda tutti quei contenuti che già in una prima analisi si caratterizzano come contenuti comunque non adatti ai minori. Però ecco, questo per sottolineare la grande facilità di accesso a questo tipo di contenuti anche al di là della volontà. E quindi se questo è molto facile, immaginate quanto sia ancora più facile avere accesso a questi contenuti se il mio obiettivo è quello proprio di accedervi. Cioè, se sono un minore e voglio visitare un sito pornografico, impiego 2 secondi a farlo. L'unico limite che attualmente hanno i siti è quello del come dire, richiedere l'età. Però questo meccanismo si sostanzia nel un pop-up o comunque un form che si apre in cui bisogna spuntare la voce
in cui si acconsente o si afferma di dire che si hanno 18 anni o comunque si è maggiorenni, e si clicca ok. E si entra nel sito. Quindi capite da voi che è, voglio dire, un blocco assolutamente inutile, perché il minore che vuole accedere al sito pornografico e si trova questa schermata davanti, clicca già a 18 anni e va avanti, non è qualcosa che lo blocca. Sono in fase di studio diverse proposte di legge, questo prevalentemente in ambiente anglosassone, in particolare nel Regno Unito, quindi proposte di legge che prevedano dei sistemi migliori di verifica dell'età, basati su, ad esempio, su un documento di identità elettronico o su forme di carta di credito, quindi un accesso che riconosca effettivamente l'identità della persona. E, per chiarirlo, ecco, magari per chi non è molto avvezzo, però immagino che tutti conosciate, ad esempio, che cos'è lo SPID o comunque cos'è la carta d'identità elettronica. Quindi alcune proposte di legge prevedono che per avere accesso a questi siti è necessario appunto entrare con le credenziali proprie dello SPID o della carta di credito, scusate, della carta di identità elettronica o tramite forme anche via carta di credito, in modo che sia più chiaramente e facilmente identificabile l'identità della persona e dell'utente che sta facendo accesso a quel sito. E queste sono attualmente le proposte. In Italia il tema non è ancora molto, molto diffuso, però questo non toglie, come dire, la diffusione dei siti che si collega. Questo ve lo riporto perché emerge anche molto dagli incontri che facciamo con i ragazzi e da quello che loro ci riportano. Questo si collega fortemente a quello che dicevo prima, quindi alla presenza comunque ancora forte del tabù rispetto all'educazione affettiva, all'educazione sessuale, all'educazione alla sessualità, all'interno magari anche dei contesti educativi e della scuola. È un tema in cui in famiglia si fa molta fatica, come dicevamo prima, a parlarne, però questo non cancella i bisogni di conoscenza da parte dei ragazzi. E nelle nostre indagini, appunto, rileviamo che spesso la motivazione per cui si accede ai siti pornografici è la pura curiosità. E quindi, da un lato, ci sono tutte quelle condotte, magari di tipo di imitazione del compagno, imitazione dell'amico più grande, eccetera. Alcune volte si frequentano, ecco, per sfida nel gruppo di pari, però spesso c'è anche l'accesso proprio per soddisfare i bisogni di conoscenza a cui nessuno dà risposta, nessuno degli agenti preposti dà risposta, i ragazzi stessi fanno fatica a parlarne perché comunque percepiscono da parte dell'adulto di riferimento che siano tematiche di cui è opportuno non parlare, o comunque è bene non parlare, quindi percepiscono il tabù, lo interiorizzano, però ripeto, questo non toglie o non nasconde il loro bisogno di sapere. La rete fornisce assolutamente conoscenza. Perché la rete, abbiamo detto tante volte, soddisfa tanti bisogni, tra cui il bisogno di conoscenza, e quindi l'accesso al sito pornografico può nascere anche per questo bisogno. Le problematiche ovviamente sono, in questo caso, innumerevoli, nel senso che i siti
pornografici non nascono assolutamente con l'intento di essere siti educativi e quindi non sono proprio costruiti per questo tipo di scopo o di bisogno, quindi sono costruiti per altre motivazioni. E quello che succede, comunque quello che può succedere ovviamente varia a seconda dell'età. L'adolescente già formato con determinate, come dire, capacità cognitive da una lettura di un certo tipo, di questo tipo di contenuti. E magari possono esserci, ecco, risvolti negativi, rispetto all'idea che l'adolescente si fa di cosa sia un rapporto, intimo, un rapporto con l'altro sesso, tutta una serie di derive anche negative rispetto magari all'immagine della donna data in determinati contesti e tutta una serie di derive negative rispetto magari alla propria autostima, nel non vedersi ecco, simile a quella che è la rappresentazione che vede nello schermo. Ma possono esserci anche altre possibilità. Attualmente, comunque negli ultimi anni, i siti pornografici sono fortemente popolati da contenuti caricati direttamente dagli utenti. Quindi si può entrare in contatto con una serie di contenuti video in cui l'adolescente percepisce che dall'altra parte c'è un proprio padre, quindi c'è un adolescente come lui, che magari si mostra in atteggiamenti provocatori o anche in atteggiamenti assolutamente espliciti, perché magari in cambio ottiene Bitcoin o comunque ottiene remunerazioni. Quindi c'è anche questo, come dire, ulteriore aspetto negativo, nel senso che può aprire all'adolescente in determinate situazioni a possibilità di vedere quello anche come una possibilità di guadagno, o pensiamo a tutti quei ragazzi adolescenti che hanno magari anche già pregresse, come dire, fragilità o difficoltà o vulnerabilità e che vedono questo tipo di contenuto, non sanno leggerlo correttamente e non c'è nessuno che li guida ovviamente nella lettura. Ma pensiamo anche, ecco, quindi non solo all'adolescente che comunque di base ha già una sua, come dire, ha delle abilità, perché ha raggiunto un certo grado di sviluppo, quindi ha delle abilità tali che gli permettono di leggere quel tipo di contenuto in un modo un po' più critico, però pensiamo anche a tutta quella fascia di adolescenti, ma anche di bambini che possono entrare in contatto con questo tipo di contenuti, che non hanno assolutamente quelle capacità che si sviluppano prevalentemente nell'età dell'adolescenza. Quindi sono esposti a contenuti, a materiale sessualmente esplicito, non avendo assolutamente la capacità di identificare quello che sta succedendo, quindi costruirsi sin dalla tenera età una rappresentazione dell'affettività, della sessualità che è assolutamente distorta e lontana dalla realtà. E sappiamo, come dicevo, dalle indagini condotte sia da noi ma anche da altri istituti di rilevanza che un giovane, quindi un ragazzo su cinque entra in contatto con materiale di tipo pornografico, comunque contenuti di tipo sessuale in modo casuale, quindi tramite la navigazione in rete o perché gli viene magari condiviso con gli altri. In una nostra indagine abbiamo rilevato che il 66%, una percentuale ancora più alta di adolescenti e preadolescenti, parliamo di un campione che va dai 12 ai 18 anni, ci ha detto che
gli è capitato appunto di entrare in contatto con questo tipo di contenuti. Nel 32% dei casi si tratta anche di immagini, di tipo di contenuti, cioè di video e immagini con un contenuto anche violento, e che non siamo scesi nelle varie declinazioni poi di quelli che sono i contenuti sui siti di tipo pornografico, però ecco, i contenuti sono di vario tipo, spesso ci sono contenuti, dicevamo, con un'immagine della donna assolutamente magari denigratoria, eccetera, ci possono essere contenuti violenti, anche molto 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 violenti, quindi possono essere contenuti che promuovono ad esempio diverse forme di discriminazione, come il razzismo, il sessismo e così via. E quindi, come dire, i rischi, come abbiamo detto, possono essere molteplici, però ecco, riflettiamo anche, e vi invito nuovamente a farlo, a riflettere sulle motivazioni che portano i ragazzi a visitare siti di tipo pornografico, comunque a diffondere contenuti di tipo pornografico, comunque contenuti sessualmente espliciti, perché questo poi è, diciamo, il comportamento anche che adottano, quindi non solo la frequenza del sito, ma anche poi la condivisione. Vedendo, ecco, chiedendo proprio ai ragazzi quali sono secondo loro i rischi più probabili che possono incontrare nella rete, alte percentuali, quindi ci dicono che appunto essere adescati da un adulto è un rischio presente nel 40% dei, o comunque i ragazzi lo segnalano con una percentuale del 40%, e la condivisione delle immagini personali assolutamente, e un rischio è quello di postare o inviare qualcosa impulsivamente, quindi senza rifletterci, e altro rischio che comunque identificano è quello che contenuti nostri privati possano essere condivisi senza il nostro consenso, senza il nostro permesso. E chiedendo loro cosa renderebbe più sicura la navigazione in rete, ecco, molti di loro ci dicono che una soluzione potrebbe essere che i social network bloccassero i contenuti di tipo sia pornografico, comunque violenti o comunque non adatti a non solo a minori, mi viene da dire, e la possibilità che ci siano dei filtri di accesso, comunque dei filtri che possano, come dire, modificare i contenuti in base all'età dell'utente, e sicuramente anche con una percentuale un po' più bassa, l'adozione di strumenti come parental control, ma anche i filtri di sicurezza che citavamo prima. E vi invito anche, ecco, a riflettere su altre due soluzioni che i ragazzi ci danno, ossia che se ne parli di più a casa e che se ne parli di più a scuola. Quindi questo nuovamente a sottolineare, come dire, l'urgenza che questi temi vengano trattati, perché comunque corrispondono a un bisogno anche educativo dei ragazzi. E quando si chiede, ritieni che a scuola si debba parlare dell'uso di pornografia online e dei possibili effetti negativi di tali contenuti? E come vedete, la gran parte ci dice sì,
La scuola e gli insegnanti giocano un ruolo chiave nella prevenzione, quindi lo identificano esattamente come un intervento, ecco, proprio preventivo da effettuare. Però ecco, un 28%, pur riconoscendo, come dire, la necessità, ci indicano che anche dicono sì, ma non saprei come iniziare un dialogo con i miei studenti sul tema così delicato. Chiedo scusa, questa è una domanda fatta agli insegnanti, non ai ragazzi. Il campione in questo caso di questa domanda sono gli insegnanti, quindi è la vostra risposta, quindi assolutamente la maggior parte di voi ritiene da un lato importante la trattazione di questi argomenti e dall'altro in parte come dire, esprime anche il bisogno di saper come fare, come affrontare una piccolissima percentuale di voi identifica questo come un compito esclusivamente dei genitori, quindi della famiglia, che insomma mi rincuora leggerlo, però ecco, questo non toglie ovviamente responsabilità e corresponsabilità a quello che è il ruolo degli adulti di riferimento, in particolare della famiglia. E quello che sempre più, come dire, emerge anche nei nostri programmi, in programmi come Generazioni Connesse, è l'assoluta necessità di riuscire a lavorare insieme. Ma questo ce lo dimostrano anche le varie ricerche e indagini di efficacia dei programmi di prevenzione che vengono messi in atto su diversi fenomeni. Ecco, quindi parliamo anche, ad esempio, dei programmi di prevenzione semplicemente di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. E comunque tutte le ricerche ci dicono che i programmi di intervento più efficaci, quindi quelli che come dire, danno risultati che sono chiaramente traducibili con un cambiamento all'interno del gruppo che ha ricevuto il programma, quindi non sono fini a se stessi, ma producono un risultato positivo, e i programmi migliori sono quelli che come dire, prevedono un intervento su tutta quella che è definita la comunità educante e soprattutto sono quei programmi che prevedono proprio un'interazione tra quello che è il mondo della famiglia e il mondo della scuola. Quindi coinvolgere quanto più possibile all'interno dei programmi i genitori e l'intera famiglia. Altrimenti, come dire, si creerà sempre questo scollamento tra magari il lavoro che si fa a scuola e che non trova poi forse una traduzione a casa o viceversa. E lo sapete meglio di me, però insomma, spesso nei nostri incontri molti docenti esprimono, come dire, la necessità che determinati temi sono d'appannaggio esclusivo della famiglia, dei genitori e che la scuola non dovrebbe intervenire. È difficile da dire, soprattutto in contesti come ad esempio le grandi città dove la vita è oggettivamente, non dico più complessa, ma è più veloce, quindi la qualità anche del tempo che si trascorre insieme a casa è molto limitato, quindi i ragazzi sostanzialmente passano gran parte della loro vita all'interno dell'ambiente scolastico con i propri pari, con i propri insegnanti, ed è il motivo per cui le ricerche ci dicono che i programmi di intervento che integrano
il lavoro sia con gli insegnanti ma anche con la famiglia, producono dei risultati migliori, ma perché in quel caso c'è, come dire, intanto c'è una formazione di base univoca, quindi si cerca di parlare un po' tutti la stessa lingua, conosciamo un po' tutti le stesse problematiche, ma soprattutto lavoriamo tutti insieme per un obiettivo comune, che quasi sempre è quello di garantire una crescita serena e positiva ai ragazzi, ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti. E quindi ecco anche l'invito come generazioni connesse, ma anche come Telefono Azzurro, soprattutto a voi insegnanti, magari mi rivolgo anche a chi ha vuol dire un ruolo all'interno del proprio istituto rispetto magari all'adozione dei programmi formativi, programmi di sensibilizzazione, eccetera, ecco, di come dire, favorire quelli che sono programmi che prevedono un approccio assolutamente integrato. E vi segnalo inoltre generazioni, come generazioni connesse abbiamo stilato delle linee guida che vi possono assolutamente guidare in tal senso. Quindi vi invito a cercare sul sito di Generazioni Connesse le linee guida per gli interventi nelle scuole, perché possono anche facilitarvi, come dire, abbiamo anche previsto delle indicazioni specifiche non solo per le scuole, ma anche per tutti quegli attori terzi che spesso intervengono nelle scuole. E quindi possono, come dire, aiutarvi nell'adozione di programmi che siano assolutamente più sicuri e più efficaci. Scusate, a volte mi fermo perché leggo i vostri commenti, però ora magari ci prendiamo un momento insieme per discuterli. Torno solo velocemente, dato che gran parte dei contenuti di cui abbiamo parlato oggi si caratterizzavano come contenuti di tipo illecito o contenuti di tipo pornografico, comunque contenuti dannosi per l'utente minore. E nel caso in cui vi imbattiate in questo tipo di contenuti, quindi nella vostra navigazione quotidiana, vi ricordo, questi contenuti possono essere segnalati sul sito di Telefono Azzurro nella sezione clicca segnala, cioè proprio un form apposito da compilare, oppure sul sito di Save the Children nella sezione stopit.org. Prima di concludere, vi ricordo che domani avremo l'incontro con i ragazzi di cui parlavamo in apertura. E parte dell'incontro sarà anche dedicato alla visione, come dire, di alcuni dei contenuti che i vostri ragazzi hanno preparato per il contest di Tela Vostra e che hanno pubblicato su Instagram taggando Generazioni Connesse e inserendo l'hashtag Scuole Connesse. Vi ricordo, noi fino a domani mattina cercheremo di visionare i contenuti condivisi. Quindi, se qualcuno di voi vuole ancora far partecipare i propri ragazzi, c'è tempo. Comunque, domani mattina alle 10:30 ovviamente chiuderemo la pagina in modo da definire chi insomma, quali saranno, come dire, i prodotti migliori. Però ecco, vi invito comunque l'hashtag resterà e quindi al di là del contest, secondo me è un modo utile per dare voce ai ragazzi, per sentire la loro opinione e che è cosa che faremo anche domani. Per questo chi di voi mi ha chiesto quale sarà il programma, gli è stato risposto che il programma in realtà non c'è perché sarà creato dai ragazzi. Quindi saranno i ragazzi a portare le loro tematiche, a discutere delle problematiche o degli aspetti positivi che ritengono opportuno condividere. Quindi cercheremo appunto con loro all'interno di questa ora e mezza, di condividere qualcosa di positivo. E
Allora, vi lascio questa slide come sfondo e provo ora a leggere un po' delle vostre domande. Chiedo sempre anche a Allora, Emanuele, Silvia. eccomi, sì, infatti, ci sono tante domande interessanti, che è un tema che evidentemente coinvolge, su cui attivamente bisognerebbe fare forse anche di più. Una docente che è curiosa di sapere. Scusa Silvia, perché mi è caduto sotto l'occhio una questione abbastanza importante. Vai. E, allora, un utente appunto ci scrive come comportarsi con un alunno di 3D, un alunno 3D, che ti invia immagini e video di esplicito contenuto sessuale che lo riguardano. E allora, se capisco bene, qui l'oggetto del contenuto, insomma, il protagonista è il minore proprio, quindi il minore non sta diffondendo diciamo, contenuti sessuali così presi dalla rete, ma immagini proprie. Allora, questa è una cosa molto, molto grave, quindi invito assolutamente insomma, chi ha ricevuto questi messaggi e questo tipo di contenuti, ovviamente a comunicarlo come dire, a rendere noto il dirigente scolastico e informare i genitori dell'alunno in questione e verificare soprattutto col dirigente scolastico come muoversi, perché allora qui stiamo parlando di contenuto. Allora, se il contenuto esplicito sessuale riguarda un minore, stiamo parlando di contenuto pedopornografico. E quindi è importante assolutamente segnalarlo. E fate riferimento anche, magari qui lo dico a insomma, ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che in caso di dubbio, insomma, per problematiche di questo tipo, la linea 1996 di Telefono Azzurro, insomma, esiste anche per questo. Quindi proprio per darvi un supporto in situazioni molto, molto delicate come questa. Però in questo caso è assolutamente importante dichiararlo e quindi render noto anche il proprio dirigente e la famiglia, perché è un materiale problematico, mo molto problematico, quindi è importante intervenire assolutamente e, come dire, denunciare la cosa, perché se venisse fuori in altro modo potrebbe essere come dire, rischioso per chi ha ricevuto e ha mantenuto quel contenuto sul proprio dispositivo. Scusa Silvia, vai. Sì, perché a questo proposito c'è un'altra domanda molto interessante. Come comportarsi se un'alunna confessa ad alcuni docenti di essere stata adescata mediante social? Si informano i genitori, poi il docente specifica che la ragazzina è terrorizzata circa il fatto che si informino appunto i genitori e quindi quali comportamenti sarebbe più opportuno avere. Specifica anche che è una ragazza fragile e nel profilo social ha dichiarato di avere 20 anni, ma in realtà ne ha 12 e mezzo. È assolutamente opportuno che l'adulto di riferimento, quindi ora insomma, si citano i genitori, quindi immagino i genitori siano consapevoli di questo, anche perché ricordo 12 anni legalmente non è l'età per accedere sui social, quindi la ragazza ha comunque creato un profilo con un'identità falsa perché ha falsificato l'età, e c'è in più ovviamente l'aspetto dell'adescamento che va denunciato, quindi è assolutamente il caso di intervenire prontamente anche in questa situazione. E allora, ricordate sempre
Allora, voi svolgete una funzione fondamentale e molto importante, però siete effettivamente dei pubblici ufficiali quando esercitate il vostro ruolo di docenti. Quindi nel momento in cui insomma, venite a conoscenza di potenziali illeciti che coinvolgono dei minori, è vostro, come dire, è il vostro dovere anche intervenire affinché quell'illecito venga identificato e si possano perseguire i potenziali colpevoli. E quindi è assolutamente importante perché, ripeto, se poi come dire, il fatto emerge ed emerge che voi in qualità di docenti ne eravate a conoscenza, ma non avete come dire, denunciato l'accaduto e questo può essere poi abbastanza problematico. E, allora, capisco assolutamente la difficoltà, capisco ed è assolutamente comprensibile anche, come dire, la paura di sollevare polveroni, eccetera. Allora, eviterei di verificare caso per caso perché poi veramente ogni situazione è unica e necessita di attenzione. Però ecco, per queste problematiche, in particolare il consiglio che vi do ecco, è di sicuramente fare riferimento al dirigente, però anche in caso in cui il dirigente non interviene. O magari il dirigente non c'è il reggente, è impegnato, cioè sappiamo come è complessa la situazione a volte nella scuola e insomma, non sentitevi anche, non fate come i ragazzi che si sentono soli e come dire, no, non parlano. E quindi contattate anche il telefono azzurro, comunque ci sarà un operatore che vi fornirà una consulenza e vi guiderà verso quelli che possono essere i passi corretti da seguire. E alcuni stanno, no, giusto per chiarire, alcuni stanno commentando se la ragazza è terrorizzata dai genitori, può essere peggio contattarli. Ripeto, potremmo discuterne a lungo, ci mancano molti elementi per la verifica del caso, quindi non andrei oltre perché veramente discutere di un caso specifico in questi casi, salvo le linee guida principali, non ci dà molte informazioni perché ogni caso è unico, quindi magari è opportuno per questa persona, come quella che ci scriveva prima, di fare un contatto con l'19696 e verificare qual è, nella loro caso specifico, il modo più opportuno per proseguire. C'è un'altra domanda, sempre di una docente, che dice: ho provato a proporre un'attività strutturata su questi argomenti con la presenza anche di professionisti, ma i genitori per l'appunto si sono opposti. Un docente o una docente che insegna in una scuola secondaria di primo grado e chiede che cosa si può fare, quale può essere la soluzione per poter comunque informare e formare i ragazzi, seppur con il disaccordo appunto dei genitori. È assolutamente quello che citavo prima, quindi come dicevo, sappiamo benissimo sia noi che ecco, associazioni, enti che proponiamo questo tipo di interventi, sia voi scuole, che spesso non è possibile farli proprio per questo motivo. E la soluzione in questo caso è partire dalle famiglie, partire dai genitori e quindi far comprendere ai genitori, magari ecco, ipotizzando interventi che abbiano come target iniziale proprio i genitori, che magari non, cioè per loro sono argomenti difficili da trattare, magari ritengono che non sia opportuno trattare di certi argomenti con figli che hanno 12-13 anni, però ignorano magari che quei figli proprio per una mancanza di conoscenza o di
di familiarità con i dispositivi online, ignorano gran parte dei comportamenti che i propri figli adottano nella rete e dei rischi a cui sono esposti. Quindi è importante partire probabilmente da lì. Quindi informare i genitori circa appunto quelli che sono i comportamenti che i ragazzi hanno nella rete, quelli che sono i potenziali rischi e la necessità di lavorare di prevenzione, quindi non aspettare che i casi si verifichino, quindi non aspettare che insomma, emergano le difficoltà, ma lavorare in modo per cui i ragazzi abbiano gli strumenti o si formino pian piano gli strumenti per poter da soli identificare i rischi e intervenire poi. Ok, io direi di avviarci, Salvatore, se sei d'accordo, verso la conclusione, perché siamo comunque verso le 5 passate. Prima Assolutamente. però di concludere, ci sono le ultime domande che, cambiando totalmente il tono, chiedono le informazioni, insomma, per domani, quindi per quanto riguarda la ricezione del link di partecipazione e poi una professoressa, ricollegandoci invece a un altro tema che abbiamo affrontato, che è quello della privacy e della sicurezza, chiede appunto i contenuti del contest, quali saranno, i ragazzi partecipano direttamente o ascoltano per un discorso anche di privacy. Aspetta, mi ripeti l'ultima parte che non ti ho sentito, Silvia? Sì, chiedono innanzitutto le specifiche per quanto riguarda il link che comunque sia verrà inviato e riceverete per poter accedere sia domani sia a quello dei genitori nel pomeriggio. E poi c'è questa docente appunto che, ricollegandosi a un altro tema che abbiamo affrontato, che è quello della privacy, chiede se i ragazzi partecipano direttamente o ascoltano. Allora, questo dipende. Allora, la piattaforma che utilizzeranno i ragazzi sarà la stessa che state utilizzando voi. E quindi, come vedete, voi siete, come dire, tutti oscurati, nel senso noi che siamo gli organizzatori sappiamo chi ci scrive e co conosciamo i vostri nomi, ovviamente, perché nell'atto dell'iscrizione avete dato il consenso a noi a trattenere i vostri dati, quindi lo stesso succede con i ragazzi. Io ho chiesto, o comunque abbiamo chiesto come dire, a tutti i partecipanti, in particolare ai docenti, alle scuole che si erano resi disponibili a fare intervenire i ragazzi con un intervento, di sincerarsi che il proprio istituto avesse predisposto delle liberatorie per la partecipazione a questi eventi, perché ricordo, l'evento sarà registrato e ovviamente poi reso disponibile perché può essere un contributo utile anche per altri poi da fruire. Quindi i ragazzi possono interagire tramite la chat e può essere assolutamente, come dire, anonima, quindi se si vuole dare il nome si può dare, altrimenti come in questo caso, ecco, io non ho citato chi ci ha scritto in privato perché l'utente in questione non ce l'ha, non ce l'ha. E quindi però se hanno la liberatoria da parte della scuola per partecipare agli eventi, comunque diffondere contenuti a audio video, non c'è problema, il consenso è stato già dato ai genitori, altrimenti insomma, possono interagire ecco, in modo anonimo sulla chat senza problemi. Magari ecco, sicuramente quelli che hanno partecipato al contest e quindi magari chi verrà citato direttamente perché ha partecipato al contest è opportuno che abbia la liberatoria perché è anche interessante magari conoscere questi ragazzi. Allora, e tutte le registrazioni sono disponibili sul sito di Generazioni Connesse, c'è un'area dedicata ai docenti e le trovate lì. Allora, vi inserisco in chat comunque un'indicazione anche data da una vostra collega che magari può essere di interesse per tutti e vi anche ricordo, visto un po' le tematiche che sono emerse,
insomma, in quanto telefono azzurro, vi ricordo che esiste una linea dedicata all'emergenza infanzia che è il numero 114, che è gestito sempre da noi, su concessione del Dipartimento per le politiche della famiglia. E quindi, nel caso in cui ecco, si verifichino alcune delle situazioni che avete descritto, quindi dove, voglio dire, è chiaro che magari serve qualcosa di più che una consulenza, quindi serve proprio un intervento diretto, magari serve allertare le forze dell'ordine e così via. E potete assolutamente, anzi, dovete contattare il 114, che è appunto la linea emergenza infanzia, ed è possibile intervenire direttamente anche con questa soluzione. Ok, allora ringrazio la collega che mi ha dato ora il consenso a condividere il contenuto e quindi l'ho inserito in chat, dovrebbe essere visibile. È semplicemente un'indicazione rispetto a quelle che sono le responsabilità dei docenti. Ok, va bene, ripeto, va benissimo sia che i ragazzi per l'incontro di domani si colleghino individualmente, quindi se sono a casa credo sia un po' l'unica soluzione, se sono in classe va bene se si collega, come dire, anche singolarmente solo il docente e poi trasmette tutto agli altri. Vanno bene entrambe le soluzioni. Ok, allora io direi, Silvia, se non ci sono urgenze o cose particolari di salutare, e quindi vi ringrazio nuovamente per aver partecipato. Vi ricordo questo. Per questa edizione del Safer Internet Center è il nostro ultimo appuntamento come webinar dedicati ai docenti e per chi di voi ci sarà che accompagnerà i ragazzi, ci vediamo anche domani mattina alle 10:30 e vi ricordo nell'email che avete, negli inviti che avete ricevuto c'è anche il link per l'incontro con i genitori che si terrà anche domani, quindi vi invito a diffonderlo proprio anche per i temi che abbiamo trattato oggi, quindi diffonderlo alle varie famiglie in modo che possano partecipare i genitori. Vi assicuro sarà nostra cura comunque sollecitarli sempre di più nel partecipare comunque alle attività con le scuole. E quindi io vi ringrazio, vi ringrazio anche Silvia, anche se oggi ecco, c'è stato questo cambio di nome per i problemi tecnici e comunque ci vediamo domani per chi ci sarà. Grazie ancora. Grazie a tutti e buona serata, a domani.